Ciao ciao e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi facciamo la parmigiana di melanzane. Allora, io l'ho già spuntata, diciamo la testa e la coda, chiamiamolo così, e adesso li vado ad affettare. Io per infarinare utilizzo una busta, ci metto la farina e la melanzana. Oppure se devo friggere le zucchine, qualsiasi altra cosa, utilizzo la busta. Poi sbatto, ovviamente adesso sono con una mano, si fa con due mani e poi le passo nell'uovo. Fatto con due mani viene molto meglio. Magari adesso appoggio sul cavalletto e vi faccio vedere. Allora, con due mani ovviamente viene meglio. E io faccio così. Melanzana, come potete vedere, infarinata e la passo nell'uovo. Ed è così che io non sporco niente. Poi prendo la busta, se ce n'è tanta di farina la conservo per la prossima, diciamo, frittura, altrimenti se si è sporcata troppo la butto, se è poca lo stesso. E così infarino io. Insieme per friggere sempre la melanzana, metto un po' di formaggio e un pochino di sale. Sbattuto le uova, che non ve l'ho fatto vedere perché penso che lo sappiamo fare tutti, ci ho messo le fette di melanzana impanate nella farina e adesso aspetto che l'olio di semi si riscalda ben bene e poi li vado a immergere. A parte ho preparato un piatto con dei tovaglioli per quando li toglierò dall'olio e questi tovaglioli faranno assorbire l'olio in eccesso. Dopo aver fritto tutta la melanzana, andrò a preparare un semplice sughetto fatto con olio, un po' di cipolla e la salsa di pomodoro. E dopo vi faccio vedere come assemblare la mia parmigiana a modo mio, come la faccio io a casa mia e come mia madre me l'ha insegnata.
Se non avete le pinze, utilizzate la forchetta, è uguale lo stesso. Saranno pronte, diamo un altro sguardo, vediamo se sono pronte, li tolgo e li appoggio sopra, così. Continuo. A dopo. Preparo il sughetto, cipolla, un po' di olio. La salsa di pomodoro. Sciacquo la bottiglia della salsa con un po' di acqua e la mettiamo dentro. Un po' di sale e lascio cucinare 10 minuti. Questo che sto mettendo adesso è l'uovo che era rimasto per friggere le melanzane, quindi lo metterò sotto lo stesso.
come la faccio io la parmigiana. Adesso andrà in forno a 200 gradi fino a che si formerà la crosticina. La parmigiana è pronta, appena uscita dal forno. Questa è come la faccio io, come mi ha insegnato mia madre e come si fa nella mia famiglia, che fanno tutti quanti i miei parenti. Qui oggi, stasera, che l'ho formata stasera, è uscito un bellissimo sole. Come sempre, se vi è piaciuta questa ricetta, mettete un bel like, condividetela con i vostri amici sui social, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo a una prossima ricetta. Ciao ciao!